Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video dedicato alle capacità altamente monetizzabili. Credo che siamo arrivati alla capacità numero 5, se non sbaglio, ed è questa: diventa un bravo operaio e smetti di fare il bravo manager. Tu direi, ma cosa significa questo? Cosa vuol dire diventa un bravo operaio? Te lo spiego. Per tante persone è facile dare consigli, ma nessuno è poi in grado di fare le cose, o meglio, nessuno poi si mette a fare le cose. Non so se hai mai notato che al parlare sono bravi tutti, cioè quando tu dici una cosa nella tua mente si materializza in 3 secondi, ma poi realmente farla è un'altra storia. Ho visto così tante persone con idee geniali, ho avuto la mega idea, il progetto, la figata, però poi chi è in grado di fare? Tutti parlano, nessuno fa, e tutti sono bravi manager, ma nessuno è un bravo operaio. Se tu invece vuoi avere successo, devi diventare il migliore operaio del mondo, quello che mette ogni singolo mattone, quello che è in grado di fare ogni singola cosa. Queste sono le persone che hanno successo. Mi ricordo quando creavo le prime pagine web, ma ancora adesso mi succede, arriva della gente che mi dice però vedi, stavo guardando, sarebbe figo avere questo, oppure guarda, ho fatto l'applicazione per Marketing Genius o per Alice, guarda, sarebbe figo avere questo, 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 questo e questo. Sì, facile parlare. Fallo, dammi la soluzione, dimmi esattamente come fare, perché con l'immaginazione sono forti tutti. Quando poi si tratta di mettere lì i mattoni e fare ogni singola cosa, vanno tutti in merda, nessuno è in grado di fare nulla. Devi essere un operaio, devi sporcarti le mani, devi andare a fare le cose. Solo così diventi un bravo manager. Sono tutti bravi a fare i manager senza aver fatto, solamente a dare gli ordini, ma nessuno è in grado di fare. Ok, devi diventare il migliore operaio del mondo. E mi ricordo, a proposito, per raccontarti una storia, quando ero andato a lavorare in Australia come manager all'interno del ristorante, l'ex manager di prima, o meglio la persona che mi avrebbe lasciato il posto, mi disse il primo giorno: Matteo, la prima cosa da imparare a fare è la lavastoviglie, cioè pulire i piatti. Dico, come pulire i piatti? Cioè, manager, insegnami, non so, la contabilità, fare gli ordini, programmare le cose. No, la lavastoviglie. Ho detto, perché la lavastoviglie? Perché mi ha detto, perché se per caso il tipo che pulisce i piatti sta male, sei tu che devi andare a lavare i piatti. Dico, porca miseria, perché così il manager deve andare a coprire quando c'è uno spazio, un buco, insomma, deve salvare la vita al locale. Ecco, vuoi credere che il primo giorno che inizio a lavorare da manager, il tizio che lavava i piatti mi chiama, fa non vengo a lavorare, mi sono messo io a lavare i piatti. Però è incredibile, lo sapevo fare perché? Perché mi ero messo a farlo, ok? Quindi questo è il grande consiglio che ti voglio dare. Impara ogni singola cosa nel tuo business, impara a fare tutto, più cose possibili impari a fare, migliore diventi poi tu come manager perché le hai fatte e a quel punto puoi dare gli ordini agli altri, puoi spiegare agli altri come fare. Diventa un bravo operaio e fanculo ad essere un bravo manager, lo diventi dopo. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video.